bomba, ti spero, vuol dire che non tiene nessun altro tipo di speranza e di argomento. Di relazione. Noi da parte nostra, a parte la solidarietà, ma quella io la do per scontata, vedremo anche di fare qualcosa di concreto, insieme con Vincenzo. Venerdì in giunta vedremo di decidere una forma voglio dire, di soccorso, di sostegno, di dimostrazione della nostra partecipazione, perché per me è come se avessero messo la bomba a casa mia. Non c'è nessunissima Ho differenza. visto anche il video, vi ringrazio Per l'amor di per le belle Dio, parole, che non solo per noi, ma no, diciamo per noi vittime sono di sentite. queste. Io sono soltanto molto rammaricato perché stiamo facendo tutti il possibile per cercare di risollevare questa città. E quando succedono queste cose, torniamo indietro di 10 anni, di 20 anni, di 30 anni, tu te le ricordi bene, evidentemente. Però non dobbiamo dare segnali di debolezza. Ecco, io sono venuto a dirti questo, che noi siamo al tuo fianco della famiglia, ti ringrazio perché a qualunque costo, perché noi dobbiamo resistere. Io non ho paura, perché più sono violenti, più dimostrano che stanno disperati. Non hanno speranze, non hanno alternative. Sono gli ultimi che vogliono mantenere questo paese relegato a un passato che deve essere solo un ricordo brutto. Un ricordo brutto. Noi adesso poi vedremo con Vincenzo venerdì, con gli altri assessori, che tipo di iniziativa prendere. Io non voglio fare le cose tanto per farle, vorrei dare una dimostrazione della nostra vicinanza e di fiducia che troveremo un sistema concreto per dare una mano. Assolutamente, immagino che sia stato un bruttissimo momento. Gli dico tutto, signor sindaco, che all'1:12 mi chiama la vigilanza. Chiamandomi la vigilanza mi dice: Alessandro, corri al negozio, abbiamo già inviato le nostre pattuglie, ci saranno le forze dell'ordine perché hanno messo un ordigno. Vi lascio immaginare che cosa vuol dire svegliarsi di notte, rimanere di ghiaccio. Mia moglie dice: ma che è successo? Adesso no, devo andare via perché qua sicuramente il negozio non abbiamo più. Io immaginavo già un falò, immaginavo già una distruzione totale della questa attività, non dico storica, però il mio pensiero è anche a tutti i commercianti. E avere il discorso di vedere, e ringrazio tanto le forze dell'ordine e i vigili del fuoco, che mentre tiravano la serranda, perché ovviamente non si poteva alzare quello che si rombava, li ringrazio tanto, e dicevano: non posso mai dimenticare uno di questi, un po' più anziano, di questi dei vigili del fuoco. Mi dice: le posso dire una cosa, lei è fortunato che non ha preso fuoco il negozio, perché vabbè, adesso qui ripeto, luce non la vede più, perché stando qui tutta la notte, poi ti vengono quegli attimi, quei momenti di crisi, come vogliamo chiamarli, di prendere e dire: adesso buttiamo tutto, quello che sia, che sia. E il mio pensiero, ma il suo pensiero dove va? No, il mio pensiero va solo ai miei figli. Io domani non so che fare, che devo fare? Chiudo, levo tutto, scappo via, me ne vado via, non lo so, diamo vittoria a questa gentaglia? No, io non la voglio dare la vittoria a questa gentaglia. Però io oggi mi vedo i miei figli, io sto con mia moglie, piango per i miei figli e dico: ma io che cosa devo fare? Devo fare la cosa giusta? Sto pensando alla cosa giusta? Non sto pensando alla cosa giusta? Non lo so. Non so, diciamo, proprio quello che sia il discorso. Ovviamente è normale che mi trovate ancora scosso di questa situazione. Ripeto a dire, io vi ringrazio, sono onorato di cuore a tutti quanti voi della vostra presenza. Però non lo so, cioè non so se dire è giusto che uno deve essere chiamato di notte a dire: guardi che ti hanno distrutto il negozio, guardi che è così, guardi che è colà, non lo so.
ti ho detto che noi venerdì in giunta dobbiamo decidere un intervento per non farti sentire solo e per darti il coraggio di continuare, perché noi vogliamo che continui, noi vogliamo passare qua. Io ho 64 anni e l'ho sempre visto, i primi 2-3 anni non me lo posso ricordare, ma per 64 anni me lo ricordo che passavo e stavo il 48. Mi ricordo mia nonna, non mia madre, mia nonna che citava il negozio, e io voglio passare con mio nipote che tiene un anno e mezzo ancora per gli anni che ci darà il Padre Eterno, e voglio trovare l'insegna del 48. Per quello che sarà possibile per tutti quanti noi, puoi contare sull'amministrazione comunale di tutto cuore. Di tutto cuore, Renato, di tutto. E coraggio. Sono più deboli di quello che pensiamo. Attenzione, te lo dico non da sindaco che non tengo esperienza da sindaco, te lo dico da 40 anni che faccio l'avvocato. Quando arrivano a questo punto sono disperati. Si tratta di resistere un minuto più di loro, perché è gente che ormai è espulsa dal tessuto sociale. Questa è una città che vuole crescere, vuole andare avanti, e loro ci vogliono tenere indietro, perché sono dei parassiti. Sono dei parassiti che vivono del sacrificio degli altri, del lavoro degli altri, succhiano il sangue della gente, e noi non lo permetteremo. Speriamo. Io ho molta fiducia anche nella polizia, nei carabinieri, perché stanno facendo, infatti io l'ho scritto, non vado alla prefettura, che me ne dia fede l'esercito. Mi serve quello che stanno facendo, e questa è la risposta ad alcune operazioni di polizia che gli hanno fatto molto male, i sequestri che hanno fatto di armi, anche di esplosivi. E questo è il gesto della disperazione, perché noi dobbiamo cedere, tutti noi, a quattro sciagurati che mi fanno pure schifo. Quindi è stato, diciamo, la ronda tutto dello scontro. E quello là non l'hanno toccato più. Meno male. Perché se no dovevamo proprio chiudere completamente. Due minuti prima si vedeva un soggetto che viene tutto incappucciato con la visita da qua, passa da quel lato con un ordigno che si vede, lui guarda la telecamera, la guarda, va, la posiziona, ritorna indietro sempre su quel viale, e poi come se lui dimentica qualcosa e se ne va. E poi dal discorso che porta abbiamo già detto che hanno lasciato la macchina vicino all'ex trolino che stava qui lì, con cui ho detto tutto per la minuzia, che era qui, stava da qua. Così potevano scoprire qualcosa. Due soggetti, uno è stato in macchina, l'altro è sceso, è venuto da quel lato, ha posizionato, ha acceso, se n'è andato. No, ma io l'ho detto pure, le forze dell'ordine fanno il possibile, se voi capite bene che non è che si possono prevenire dei gesti di questo genere. Come ti vai a immaginare a chi devono colpire, dove devono colpire, quale commerciante? Noi adesso venerdì abbiamo giunta, vediamo di ti informerò. Vediamo, io. Non è che voi dovete aspettare a noi, chissà che noi facciamo un miracolo, però un gesto, un interessamento, anche per dimostrare a questi quattro schifosi che voi non siete soli. Loro sono soli, loro sono la minoranza, noi siamo la maggioranza, le persone che lavorano, le persone che la mattina si alzano per andare a lavorare e non si alzano la notte per distruggere. Per ammazzare qualcuno, perché realmente il fatto del bambino sarebbe stata una disgrazia. Io quando mi sono trovato sul commissariato, su cui vabbè sono stato pure stamattina, io una parola le ho detto: voi avrete massima collaborazione da parte assolutamente nostra, perché noi manca minimamente, è normale, di routine mi dicono: ma guardi, ma lei ha già ricevuto? No. Le domande tradizionali.
ma noi dobbiamo essere fieri di essere cerniola. No, no, e io te l'ho scritto anche la cerniola per bene, perché ne siamo tanti. La cerniola per bene, la stragrande maggioranza. Il 99% sicuramente. E noi speriamo, preghiamo la Madonna che ci dà una mano e che scoprano i responsabili, perché in quel caso poi noi saremo parte civile a fianco a te, alla tua famiglia, a tutti i tuoi cari, a tutela di quello che è il vostro lavoro, che è la cosa più importante. Noi facciamo mille cose per tutelare il commercio, io con Vincenzo ci siamo dati tanto da fare. Queste cose ci portano indietro di tanti anni, però sono contento di averti trovato determinato, deciso.